Nome: Etienne Jamaré. Cognome: Cacciari. Soprannome: Etienne. Nato il 16/01/74. Luogo: Kitwe, Zambia. Segno zodiacale: Capricorno. Segni particolari? Nessuno. Professione: Top dancer. Ultime esperienze lavorative? Alexander Bjork e Floraida a X Factor Londra. E ho appena girato un film che uscirà nel 2011 in America, si chiama 5 Hours Out e sono attore ballerino. Dove hai studiato danza? Inizialmente per strada e in seguito dentro le mura di casa mia. Cosa volevi fare da piccolo? Non sicuramente il ballerino. Com'è nata la tua passione per la danza? Guardando Michael Jackson da bambino. Cos'è per te la danza? Linfa vitale e fa bisogno naturale. Qual è il genere di danza che preferisci ballare? Hip hop. La figuraccia peggiore che hai fatto mentre ballavi? Ah sì, sono caduto dal palco. E la soddisfazione maggiore che la danza ti ha dato? Ah, tuttora, adesso il sogno, la fiaba. Il tuo miglior pregio e il tuo peggior difetto? Pregio forse la pazienza. Dicono, difetto, io non sono permaloso. Chi è il tuo mito? Michael Jackson. Come ti vedi tra 10 anni? Grasso. Piatto preferito? Le polpette. Quando non balli, cosa fai nel tuo tempo libero? Tantissimo cinema. E quando sono in vacanza leggo. Qual è l'ultimo brano che hai caricato sul tuo lettore MP3? Usher, l'ultimo album suo. Che genere di musica ascolti? Preferibilmente R&B, però incomincio ad ascoltare anche altri generi musicali. Quali pensi siano le caratteristiche che un ballerino debba avere per poter diventare un perfetto wanna dancer? 1. Non prendersi troppo sul serio. 2. Costanza. E 3. Caparbietà. Hai lavorato con i più grandi della musica e del ballo, per citarne alcuni: Kylie Minogue, Jerry Halliwell, Robbie Williams, Luca Tommasini. Quale consiglio daresti a chi volesse fare il ballerino? Partendo dal presupposto che non mi piace consigliare, penso che la miglior cosa è non ascoltare quello che ti dicono gli altri, ma sentire quello che si ha dentro e andare dritti, proprio come un cavallo con i paraocchi e sempre dritti, e pensare solo all'obiettivo, non pensare a quello che comunque ci critica, ma sentire realmente quello che si vuole dentro.